Il centro storico di Siculiana è palcoscenico tra vicoli e viuzze sotto il cielo. Elementi artistici unici e originali raccontano la memoria degli spazi urbani ed il valore dei sentimenti, come quelli tramandati nel tempo dallo sposalizio benedetto di Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria. Lo storico matrimonio tra i due nobili, avvenuto nel 1311, è trasceso in un museo diffuso, un progetto di rigenerazione urbana e culturale appena inaugurato. Storia e leggenda si incontrano e si intrecciano con un itinerario che si snoda nel cuore cittadino di Siculiana, non a caso la città degli sposi. Da Piazza Umberto I l'itinerario conduce al Giardino degli Amanti e alla sorgente di Calat attraverso 25 personaggi modellati a basso rilievo, decorati in ceramica e invetriati con cristallina, composti di circa 250 pezzi riassemblati in speciali telai di ferro scatolato autoportanti. Siculiana è tra i comuni aderenti al circuito delle Vie dei Tesori e fino al prossimo 26 maggio, con l'iniziativa dei Borghi dei Tesori Fest, offre l'occasione ai turisti di immergersi tra gli scorci e i cortili del borgo antico e vivere atmosfere e suggestioni di un tempo. Si tratta di un museo diffuso che racconta la storia di Brancaleone e di Costanza Chiaramonte, un matrimonio avvenuto nel 1311 che è alla base della nostra storia, città degli sposi, nasce proprio da questo amore, da questa unione. E allora l'abbiamo voluta, come dire, raccontare attraverso l'arte, e attraverso l'arte è il modo che abbiamo utilizzato per riqualificare un centro storico che mantiene caratteristiche molto importanti e interessanti e quindi merita sia di essere valorizzato, che è quello che cerchiamo di fare, sia di essere anche, come dire, offerto come palcoscenico per un turismo esperienziale. Il museo diffuso è un'idea su cui lavoriamo da tempo, realizzate le opere da Mariano Brusca e Salvo Scherma e tratte dalle illustrazioni di Rosella Costa. È un progetto ambizioso che restituisce comunque al centro storico, come dire, una vivibilità nuova, diversa. Consideriamo che da tempo lavoriamo per un turismo, per un turismo che coniughi il mare col centro storico, e questo sicuramente rientra tra questa, come dire, idea che abbiamo per una Siculiana che ha mare, centro storico e bellezze naturali che vanno comunque messe in rete, è quello che stiamo facendo. Il museo diffuso diventa, come dicevi tu, un'attrattiva in più. Il suo paese è in festa attraverso il Borgo dei Tesori. Sì, partiamo da domani con i Borghi dei Tesori Feste. Questo consentirà non solo la visita al museo che stiamo inaugurando stasera, ma a mostrare tutte le bellezze che abbiamo, dal Castello Chiaramonte al Museo Mete, al Santuario del Santissimo Crocifisso e tantissime altre cose. Abbiamo messo su anche un programma con un interessante staff di giovani che abbiamo coinvolto e mi fa molto piacere, per cui ci sarà possibilità di fare esperienza, di fare visite a Torre Salsa, quindi un weekend da trascorrere a Siculiana sicuramente in serenità e veramente immergendosi in quelle che sono le nostre tradizioni. Qual è la sua visione di Siculiana? Ma mi pare che sia ormai chiaro, io credo nel mio paese, non ci credo soltanto perché sono sindaco, lo amo evidentemente e quindi il mio impegno è, la mia visione è quello di dare a Siculiana quello che merita, è quello che la sua storia, le sue radici, la sua bellezza in qualche modo hanno voglia di raccontarsi. Allora il compito mio e dell'amministrazione che rappresento è tirare fuori, raccontare tutto quello che c'è e offrirlo, perché un patrimonio così grande, così bello, va condiviso. E allora la mia visione è che sia Siculiana davvero una, non solo un, come dire, un turismo così di passaggio, ma merita. Io tra l'altro a breve inaugureremo il Museo Senna, quindi ancora un'altra chicca in più. Abbiamo costruito un percorso, abbiamo acquistato parte di Palazzo Agnello che durante i Borghi dei Tesori verrà riaperto, per cui mi pare che ci siano tutte le qualità, le possibilità che abbiamo messo in campo per fare di Siculiana davvero una città degli sposi, ma anche una città della cultura che dà il benvenuto a quanti arrivano. Finalmente inaugurato stasera e rinnovato il percorso storico, lo sposalizio benedetto di Costanza e Brancaleone Doria. È un percorso che abbiamo costruito insieme al sindaco e alla giunta comunale, una grande mole di lavoro che finalmente fa tappa in questo percorso di turismo esperienziale di qualità che vogliamo lasciare a Siculiana, sia ai turisti che ovviamente ai nostri cittadini.
quanto lavoro c'è dietro questa rappresentazione? Sicuramente tantissimo lavoro, ci ha impegnato per mesi, circa 6 mesi, la costruzione del percorso, ma la costruzione dei personaggi, dare un'identità ad ogni personaggio, soprattutto a Costanza e Brancaleone e Doria, che ovviamente sono i personaggi principali a cui volevo dare un'identità ben delineata. Cosa rappresenta per Siculiana? Sicuramente qualcosa su cui crescere, appunto un nuovo tipo di turismo, un turismo culturale che non sia solo appunto di rigenerazione urbana, ma proprio di una rigenerazione della cultura di cui abbiamo necessariamente bisogno in questo momento. Cosa rappresenta per Siculiana questa inaugurazione? Allora, per Siculiana questa inaugurazione rappresenta la promozione, la valorizzazione, la riqualificazione del nostro territorio. Rappresenta un punto di partenza per promuovere il nostro territorio e dare sviluppo alla nostra città, attirare i turisti, far conoscere la nostra bella città e farla innamorare. Siculiana partecipa ai Borghi dei Tesori Fest, una bella iniziativa per far conoscere i tesori anche di Siculiana. Sì, per il primo anno Siculiana entra a far parte del circuito dei Borghi dei Tesori Fest. Per 3 weekend, dall'11 al 26 maggio, Siculiana si animerà di varie esperienze culturali, artistiche. Cominciamo con i luoghi aperti, i luoghi di interesse culturale, con delle passeggiate naturalistiche e con delle esperienze particolari. Vi aspettiamo numerosi. Per info e prenotazioni dovete consultare il sito delle Vie dei Tesori e, come dice il sindaco, innamoratevi di Siculiana, vi aspettiamo. Questa sera è inaugurato il Museo Diffuso, lo sposalizio Benedetto. Cosa rappresenta per voi siculianesi? Allora, lo sposalizio Benedetto di Costanza Brancaleone e Doria trae le sue origini da un fatto storico, il matrimonio tra la figlia di Federico Chiaramonte e il nobile genovese Brancaleone e Doria del 1311. Ma questo dato storico diventa per noi un motivo di tradizione, in quanto si riteneva Siculiana un luogo propizio ai matrimoni e alle unioni, e quindi i matrimoni e le unioni a Siculiana erano benedetti dalla provvidenza. Da questo dato storico si è sviluppato poi un racconto che è andato a riqualificare e a rigenerare dei luoghi abbandonati di Siculiana, e facendone luoghi di arte, di cultura e di bellezza, grazie anche all'artista Rosaria Costa che ha curato la parte artistica. Thank you.